Vi siete mai chiesti come fanno i pro player ad essere effettivamente dei pro player? Bene, togliendo la bravura, le skill che hanno, che quella si fa solamente giocando tanto e in modo intelligente, ci sono dei trucchetti che loro utilizzano e che facilitano le loro partite in momenti di difficoltà o comunque in momenti in cui bisogna prendere il vantaggio rispetto agli altri. L'unica cosa che posso dirvi è di lasciare almeno un mi piace se solamente uno di questi trucchi può tornarvi utile, e soprattutto guardate tutto il video perché sono tutti quanti interessanti, non parto dai meno interessanti, non parto dai più interessanti, sono tutti molto ma molto fighi. Quindi direi che possiamo partire, io sono Mattiz e andiamo in game. Bene, il primo trucco è importante ma anche molto semplice, dovrete andare qui, andare a cliccare supporto e contattare la Epic chiedendogli di utilizzare dei trucchi perché siete veramente dei nabbi su Fortnite. Dai, sto scherzando, non ve la prendete, dobbiamo andare invece su Parco Giochi perché ve li farò vedere prima lì, ma non preoccupatevi perché alcuni di questi trucchi ve li farò vedere anche in partita. Allora, il primo trucco è molto semplice, un sacco di persone vedo in partita che non sono capaci a farli, anche io prima non ero capace, quindi ci perdevo un sacco di tempo. Vi capita un sacco di volte, no, di costruire un fortino, mettete la scala, ma vi sbagliate a mettere la scala e magari la volevate mettere da questa parte per mirare di qua. Ciò che io facevo e molti fanno è una cosa del genere: fare così e tac, la modifichi. Al posto di fare tutto il movimento, cioè la cosa così, capite? Tutto il giro che vi fa perdere comunque un sacco di tempo, non così. Dovete sapere che in realtà non ci vuole praticamente niente a girare le frecce. Infatti basterà semplicemente scegliere il verso e farlo girare, così. Easy. Volete andare dietro? Fate tac. Volete andare dritti? Fate tac. Volete... avete sbagliato in questo modo? Rifate tac, tac. Che ne so, adesso siete incastrati, no? Capita un sacco di volte. E voi fate ta-ta e sbam. Fate tac. Vada bam. All'indietro, subito all'indietro, let's go. A destra, vuoi farla a destra, certo. Vuoi farla dietro, boom, capite? Niente, diciamo che questo era un trucchetto bonus che volevo giusto spiegarvelo, perché comunque come ho avuto difficoltà io, sicuramente molti di voi l'avranno e questa cosa potrebbe esservi utile. Ta-ta, ta-ta-ta. Bene, il trucco che andrò a mostrarvi adesso è utilizzato per situazioni un po' particolari, un po' di difficoltà, dove diciamo che di base ve la volete camperare, ecco, senza giri di parole. State giocando allo skirmish, probabilmente nessuno di voi che sta guardando questo video giocherà allo skirmish perché se no non avreste guardato questo video. Comunque, per chi non lo sapesse, prima era possibile fare una cosa del genere e poi guardare attraverso il muro. Questa cosa è stata levata. Però ragazzi, dovete sapere che se voi fate in questo modo, quindi vi fate la capannetta, modificate e andate dentro la piramide, sbam, ecco qui che voi potete praticamente vedere attraverso la mappa. Praticamente vi buggate, non lo so se è un bug o se è fatto apposta. Comunque voi potete vedere attraverso la mappa e vedere se qualcuno vi sta pushando. E voi ovviamente sarete invisibili. Cioè, capito? Qua la testa spunta, tu vedi il nemico che ti pusha da questa zona. Quindi che fai? Modifichi, spada, capito? Ovviamente ricordatevi di non confermare la modifica perché se no morite. Voi fate così e guardate qui la visuale che avete. Cioè, non è assolutamente da sottovalutare. Guardare ancora più sopra, modifichi, chiudi. Chiudi, magari fai il figo, no? Inizi a costruire, fai il pro gamer. Poi fai tam-tam, magari c'è un nemico. Tu fai così e ti guardi intorno come se nulla fosse. Fai così, ta-ta. Ricordati di mettere la cosa. Modifichi qua, fai il coso per la modifica e ti guardi intorno. Bene, adesso arriviamo in un trucchetto veramente molto ma molto interessante che vi mostrerò anche in partita. E poi, una volta finita la partita, tranquilli che torniamo a Parco Giochi e ve ne mostro altri due che sono veramente interessantissimi. Sì, a inizio video vi avevo detto tranquilli che non hanno un ordine di importanza, non è vero. Gli altri due sono veramente qualcosa di molto interessante ed anche questo soprattutto. Questo trucco riguarda le casse ed è fondamentale all'inizio del gioco praticamente, soprattutto se state a Pinnacoli. Avete visto quello che ho appena fatto? Bene, forse qualcuno non se n'è benissimo reso conto, quindi adesso ve lo vado a spiegare. Quante volte vi è capitato di andare a Pinnacoli Pendenti o a qualsiasi altra città e di dover combattere per prendere per primo la cassa, perché magari insieme a voi ci sono altri due nemici che vogliono l'arma che c'è nella cassa per distruggere tutti, no? Bene, io adesso vado a spiegarvi il trucco per prendere per primi l'arma sempre, sempre, in qualsiasi occasione.
Cioè, credo, a me succede sempre, poi non lo so. Infatti, ragazzi, per prendere per primi l'arma basterà fare questo trucco. Quando aprite la cassa dovete mettermi dal lato destro, esattamente da qui. E una volta che aprirete la cassa, sbam, prenderete subito l'arma per primi e gli altri nemici saranno costretti a prendere tutto il resto. Questo perché la maggior parte delle volte l'arma esce sempre dal lato destro, quindi voi neanche, cioè praticamente non ci sarà neanche il tempo che la cassa si apre, che voi avrete già preso l'arma e avrete ucciso i vostri nemici. Non faranno in tempo neanche a scappare praticamente, se avete una mira decente, eh. Ve lo vado a far rivedere e poi andiamo in game a farlo insieme perché è troppo figo. Cioè, ovviamente molti conoscono questo trucco, quindi magari già lo conosceranno, però voi andate alla cassa, vi mettete al lato destro, aprite, sbam, e la lisciate. Voi, tipo, entrate qua, spaccate, ci sono tre nemici insieme a voi, dovete ricordarvi di fare così. Vi mettete al lato destro, sbam, avete già l'arma in mano. Neanche il tempo che esce. Bene, adesso andiamo a pinnacoli pendenti e proviamo appunto a fare questa cosa sperando ci sia qualche cassa tipo sul tetto. Ok, siamo abbastanza precisi, lì c'è la cassa, perfetto. Allora, proviamo a prendere quella, speriamo che qualche nemico vada sul tetto, perché se no... Allora, io mi fermo a prendere questo. Ecco, non ci voglio credere. Nessuno va qua. Dai, nessuno. Seri. Vabbè ragazzi, comunque guardate, sbam, avete già preso l'arma. Muori, stupida bibbi. A posto. Vediamo se questa volta qualcuno andrà sul tetto. Ok, la cassa c'è. C'è gente più avanti di me però. Questo è un problema. No, 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 non ci va nessuno. No. Dai. Ragazzi. Ragazzi. Dai. Guardate. Guardate, sta qui. Non ci voglio credere, non c'è la cassa. Oh, mamma mia. È arrivato il momento di farvi vedere il trucco per portare, oltre a questi 5 oggetti che avete, un sesto oggetto. È utile magari nei momenti in cui dovete portare delle cure al vostro amico, dovete portare delle cose fuori dalla tempesta e roba varia. Ragazzi, eccolo qui. Se cercavate un modo, l'avete trovato. Infatti non sto parlando del solito movimento lento, cioè questo qui, ok? Ma sto parlando di qualcosa di molto, ma veramente molto più utile. Ciò che dovrete fare è alzare la visuale e correre mentre state prendendo l'oggetto, così. Non è semplice, non riesce sempre, ma quando vi riesce, guardate, entrate in questo meccanismo che vi fa spostare in modo veramente rapido gli oggetti. Dovrete trovare solamente il giusto meccanismo. Wow. Guardate qui. Guardate qui. Così praticamente potrete portare 6 oggetti al posto di 5, che è veramente tantissima roba. Ovviamente non vi consiglio di farlo in un fight perché non sarebbe molto utile. Proviamo a portare il portatile. Spammate il tasto per raccogliere le cose all'infinito e sbam. Guardate qui, più veloci siete più a lungo riuscirete a portarlo. Mamma mia, mi sono fatto pinnacoli pendenti praticamente. Pensate a un amico che magari è chiuso nel suo fortino perché si sta facendo le bende. Tu intanto hai gli scudi e quindi vuoi portarglieli. Fai così. Qui magari c'è la slurp che gli serve. Tu però non vuoi lasciare niente, quindi fai così. E gliela porti, anche se ho lisciato il coso e gli ho lasciato una granata al posto della slurp. Però vabbè, avete capito il senso. Proviamo a vedere se anche con questa visuale si riesce a fare. No, con questa visuale non lo fa fare, non capisco perché. Cioè, guardate, se guardo in alto ve lo porta all'infinito praticamente, fino a quando voi non morite, il vostro dito non esplode. Sì, potrebbero venirvi dei crampi, ma va tutto a posto. Cioè, è tutto normale, tranquillo. Poi vi fate un po' di rampinate così e vi passa tutto. Passiamo all'ultimo consiglio, che sono sicuro che molti di voi già conosceranno. Bene, siete a pinnacoli pendenti, dovete assolutamente salire ed entrare in una finestra senza perdere tempo, perché sennò vi uccidono. Voi giustamente che fate? Fate così, spaccate ed entrate. Bene, perdete un bel po' di tempo, quando in realtà basterebbe solamente fare così e siete entrati. Questa cosa funziona anche da fuori. Fate così, sbam, e uscite. Sbam, rientrate. Sbam, uscite. Sbam, rientrate. Purtroppo non funziona in ogni finestra. Ad esempio, che ne so,
Se io vado qua, questa non funzionerà. Perché giustamente ci sta sto pezzo di legno che non ti fa entrare, ma mi pare anche normale. Però voi che ne so, seguite il trucco che vi ho detto prima, quindi fate così, chiudete sopra, fate così, vi guardate intorno, vedete che non c'è nessuno, quindi in velocità modificate, salite, sbam, sbam, tac, sbam, e siete entrati. Vi aprite la cassa e trovate lo scaracca, non trovate lo scaracca, però va bene comunque. Ta-da! Io spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto, se è così è stato lasciate un bel mi piace, se volete altre top 5 dei trucchi, delle cose segrete, di qualsiasi cosa scrivetemi nei commenti quale top volete vedere. Grazie mille a chi lascerà like, grazie mille per il supporto, condividete il video ai vostri amici per spiegargli questi trucchetti se magari sono nabbi come me. Noi ci vediamo domani o dopodomani con un nuovissimo video, è divertentissimo costruire qui. E ho finito il materiale, bye bye.